Siamo con la dottoressa Carmela Dauria, che è la responsabile dello IAT di Motto dell'ufficio appunto di informazione e di accoglienza turistica, un patrimonio rupestre mottolese davvero di tutto rilievo. Un invito affinché davvero queste risorse diventino patrimonio di tutti, l'invito a visitarle. Al di là dell'aspetto prettamente artistico, mi preme sottolineare anche l'aspetto religioso e culturale fortemente legato a queste chiese, e un po' anche per stimolare l'attenzione dei visitatori. Parliamo delle chiese, appunto la chiesa di San Nicola e quella di Santa Margherita, tra le altre. Sì, le chiese, diciamo, in questo momento in disposizione del comune di Mottola sono quattro, in realtà, di cui San Nicola e Santa Margherita sicuramente sono tra le più importanti. Al di là delle visite guidate in sé che noi effettuiamo tutti i giorni, l'ufficio è aperto tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, e a disposizione di tutti, di visitatori italiani e stranieri, in maniera saltuaria organizziamo anche eventi particolari. Abbiamo in queste chiese sono stati tenuti piccoli concerti di musica medievale e sacra, abbiamo organizzato mostre, abbiamo organizzato visite guidate che associassero all'arte, alla storia e alle degustazioni, in modo tale che il visitatore può conoscere a 360 gradi questo meraviglioso angolo della terra delle Gravine. E allora l'invito a caratteri cubitali: venite a Mottola e visitate lo splendido patrimonio rupestre.